siamo ancora lontani da una ricostruzione definitiva. Dovremmo distinguere alcune situazioni. Allora, innanzitutto, se parliamo del centro storico dell'Aquila, quindi il cuore della città capoluogo, i lavori sono abbastanza avanzati, nel senso che i numeri parlano di un 50-60% di palazzi o ricostruiti o in corso di ricostruzione o con cantieri che sono già aperti e quindi si sta iniziando. Ma naturalmente anche lì ci vorrà ancora molto tempo, ci sono molte questioni da definire, per esempio tutti i famosi sottoservizi, i cui lavori sono in corso ma che dureranno ancora molto. E poi naturalmente c'è tutto il problema all'Aquila, che è un problema che è scoppiato soprattutto alla fine dell'estate dell'anno scorso, cioè sulle scuole. La gran parte delle scuole dell'Aquila sono ancora nei cosiddetti MUSP, che sono, diciamo, le casette ricostruite appositamente per ospitare le scuole, e ci sono scuole, per esempio il liceo Cotugno, l'Istituto Cotugno, dentro cui c'è anche il liceo classico, che è addirittura distribuito in 5 sedi, e non c'è una prospettiva breve che si possa tornare alla sede madre, diciamo così, quella che si trova nel quartiere di Pettino. La ricostruzione pubblica, che appunto si serve di appalti e compagnie andando, non dico all'anno zero, ma quasi. Per cui noi abbiamo, ad esempio, beh, lì poi, ricostruzione pubblica si va per dire, ma le cose che sono state, che sono rinate, ad esempio, sono le basiliche di San Bernardino e di Collemaggio, ma lì sono intervenuti degli sponsor. L'ENI per Collemaggio è importante banca per San Bernardino. Quello che per esempio però non è stato costruito è il Duomo che è il cuore della città, insomma il luogo di tutti, eccetera, è ancora in condizioni incredibili, senza tetto, eccetera. E non è stato ricostruito per esempio Palazzo Margherita, che è la sede del comune, quindi come dire, il luogo simbolo della chiesa e il luogo simbolo, diciamo, del potere civile sono ancora praticamente fermi. E poi si potrebbe parlare del convitto, Perché dell'ex questi liceo. luoghi non Questi sono stati luoghi tutelati? perché la colpa viene attribuita, e nonostante che ci siano i soldi, viene attribuita alla burocrazia, al fatto che poi si fa l'appalto, poi si deve andare all'asta, poi si aggiudica l'appalto e poi l'appalto viene contestato attraverso ricorsi al TAR, cioè questa è un po' come dire, il racconto che viene fatto per giustificare questi ritardi.